It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Se io dico Bing, i più giovani penseranno ad un coniglietto nero. I più vecchi invece, secondo me, penseranno a Chandler, quello di Friends. Chi mai potrebbe immaginarsi che è puro un motore di ricerca? Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per spiegare a vostro nonno la differenza tra un motore di ricerca, un social network e... Well, well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. E Pornhub. No, no, no. No, 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 non puoi scrivere tettona. Non puoi scrivere tettona calda su Facebook. Ma non mi importa che l'hai fatto su Thread. Lo so che non se lo caga ormai più nessuno. Però segue coi piedi, no. L'ha letto tutti i parenti. Furfante. Ma la Lega Nord ce l'ha duro. Sono andato su ChatGPT e mi sono messo: fammi un bel discorso su la droga è morte. Questa è Settimana Grezza. Fa male. No. Questa è Settimana Grezza. Questo è Settimana Grezza. Questo è Settimana Grezza. Questa è Settimana Grezza. Intanto vi ricordo che per sostenere Settimana Grezza non c'è un modo. O meglio, ci sarebbe un IBAN. Ma non ci importa ora. Detto sinceramente, non ci importa. Sì, perché basta obbligare, in fin dei conti, i vostri amici a mettere segui e delle stelle o delle recensioni su Spotify, Apple Podcast. Obbligare, sì. Sì, ecco, al posto di offrire un caffè a me per il servizio, offritelo al vostro amico o amica e convincetelo a seguire Settimana Grezza. Un'ottima idea che quadra con la notizia di oggi, direi. Comunque, come dicevano i The Jackal quando facevano ridere, hai mai provato a cercare Google su Google? Ecco, se lo fate con Bing vi esce errore praticamente. No, in realtà, a parte gli scherzi, ora Bing ha pure un'intelligenza artificiale, sfrutta ChatGPT 4.0 per darvi risposte. E a proposito di questo, io ogni tot mi metto a controllare se l'intelligenza artificiale mi potranno rubare il lavoro a breve termine. Grazie al cielo, per ora la risposta è no. La sigla di oggi doveva essere fatta da un'intelligenza artificiale, non è successo, l'ho dovuta fare io. Mediocre, classico. Giusto per tenerci in linea con l'esperienza intelligenza artificiale, gli ho messo questo input, ovvero: scrivo un podcast che ha una sigla che fa così, due punti, questa Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per puntini puntini, e poi conclude la frase con delle battute e un po' di esempi. Vari output.
dopo la richiesta di fare un paragone Bing Google. Bing AI risponde: questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per sapere cosa cercare su Google quando Bing non vi soddisfa. Oppure per capire perché Google vi suggerisce sempre di cercare Bing quando digitate qualcosa di sbagliato. O per imparare a usare Google come un vero esperto senza dover ricorrere a Bing. Ecco, ma la domanda che ora sorge potrebbe essere: perché stiamo parlando di Bing se poi il tema centrale di questa puntata sarà Google? Fondamentalmente per sostegno a Bing, che abbiamo notato che anche da solo soffre di palese inferiorità. Sì, perché se già solo l'AI dimostra che Google è superiore a Bing secondo Bing stesso, Google mantiene sul mercato una quota di circa il 90% diciamo della ricerca generale mondiale, superando quindi di gran lunga Bing, avendo lui il 90% ed essendoci anche altri motori di ricerca. Ecco, il Dipartimento di Giustizia statunitense sostiene che Google abbia, diciamo, consolidato illegalmente questo modo di fare, questo dominio sulle ricerche, facendo accordi con Apple, Mozilla, tanti vari sistemi per portare Google ad essere il motore di ricerca predefinito. E per fare questo si presume ci siano state delle ingenti somme per essere anche il posizionamento principale di Safari. Ora, ci sarà questo processo, come potrebbe andare a finire? Dipartimento di Giustizia americano potrebbe chiedere lo scioglimento di Google se il giudice dovesse scoprire che ha agito in maniera anticoncorrenziale, cosa che probabilmente ha fatto. Più verosimilmente però potrebbe esserci un divieto a Google di concludere qualsiasi tipo di accordi come quello che ad esempio è stato fatto con Safari, con Mozilla. Quello che accadrà per ora non si sa ancora. Una cosa è certa: tanto che me ne frega a me di conflitti di potere, di mazzette pagate. Oggi esce il nuovo iPhone e io lo compro per farmi cire. Selling your car to Carvana is as easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or VIN. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know, sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.